Dal 2015 la Fondazione Culturale San Fedele organizza una rassegna internazionale di musica elettronica e arti audiovisive dal titolo Inner Spaces, Spazi Interiori, nell'esclusivo contesto sonoro dell'Auditorium San Fedele dotato della Acousmonium Sator. A differenza dei sistemi audio frontali, la Acousmonium è un'orchestra di altoparlanti di diverse famiglie timbriche, collocati in diverse parti della sala, un sistema che consente la proiezione del suono nello spazio. Un interprete al mixer attiva gli altoparlanti creando situazioni e contesti sonori in legame con la musica che viene diffusa. La morfologia del progetto è studiata per garantire allo spettatore una vera e propria esperienza di ascolto attraverso un coinvolgimento percettivo di tipo immersivo. La programmazione di Inner Spaces tiene conto di questo aspetto fondamentale dell'ascolto come esperienza interiore, Inner Spaces, quindi spazi interiori, e alcune serate vengono dedicate alla tematica chiave del Centro Culturale San Fedele ormai da più di 50 anni, il dialogo tra arte e fede. Con la Fondazione Carlo Maria Martini è iniziata una collaborazione con la committenza ad alcuni artisti di opere musicali ispirate a tematiche bibliche e ai misteri della fede cristiana. Tenendo conto del fatto che il linguaggio della musica elettronica ha una capacità di aderire fortemente alle immagini e alle situazioni che si incontrano nei testi biblici, sia nella ricostruzione dell'ambiente esteriore, il deserto, le città, i fiumi, gli ambienti interiori, le case, gli scontri, eccetera, sia nell'evocazione del vissuto interiore dei profeti, dei protagonisti della storia della salvezza. Un primo esempio di questa produzione è l'opera sui salmi dell'artista britannico Paul Gebanasam. La Fondazione Carlo Maria Martini ha sostenuto, finanziato e seguito la realizzazione del progetto dall'inizio fino alla presentazione di Psalms nell'Auditorium San Fedele il 22 novembre del 2021, quest'anno. Psalms is a commission from the Martini Foundation. The piece is a 40-minute piece that's really about a music where everything is quite hidden, and so I've gotten really interested recently in how time works in music, and in particular when certain structures kind of unfold very gradually but also unfold in a way where you don't really understand the larger form that's happening. What that does to the feeling of how time is passing. Il musicista, attraverso il linguaggio della musica elettronica, ha cercato di evidenziare alcuni momenti e atteggiamenti tipici dell'orante nei salmi. In particolare la dimensione della supplica, in quelle situazioni in cui il salmista è in pericolo, è minacciato, schernito, sottoposto a forze di morte, al male che lo sommerge come flutti di un mare in tempesta. Il salmista tuttavia non è perso, perché ha un solo appoggio, un appoggio sicuro e stabile, che è Dio, la roccia, il riparo, il confidente, il baluardo, che oppone resistenze a tutte le offensive del male e del peccato. Paul Gebanasam realizza questa dimensione esperienziale, spirituale dell'orante mediante un canto molto sobrio, in cui la traccia melodica è luminosa, simboleggiando la preghiera di supplica del salmista. Ma questa componente melodica, con armonie consonanti, viene via via contrastata da un materiale sonoro con sonorità del registro grave o da effetti di rumore e disarmonici, per rappresentare la forza avversa all'uomo che confida in Dio. C'è una lotta in cui a volte il frastuono, la confusione sembrano prevalere, ma si staglia pian piano un profilo melodico sempre più stabile e luminoso, che non sarà sopraffatto dalle trappole dei nemici.